Presi dall'IOA, il progetto Erasmus, con gli ospiti d'onore, abbiamo qui ben 19 alunni di Amburgo e sono arrivati un paio di giorni fa, giusto? E ci illustri un po' in cosa si svolgerà questo progetto? Sì, allora noi attualmente stiamo ospitando un gruppo di studenti della Scuola delle Professioni Sanitarie di Amburgo, una scuola con cui abbiamo una partnership molto forte nell'ambito delle azioni Erasmus+. Siamo stati da loro l'anno scorso, quest'anno sono loro da noi e abbiamo preparato un programma molto molto intenso, molto vario, che ha come tema il benessere e la tutela della salute in senso integrale. E quindi stiamo proponendo loro non solo attività di socializzazione con i nostri studenti di tutti gli indirizzi e visite guidate specifiche sul territorio, ai monumenti, ai luoghi di interesse naturalistico, ma anche delle masterclass di approfondimento con esperti e con i docenti che da anni lavorano su alcune tematiche importanti per il benessere. E mi riferisco in particolare al benessere termale, con cui abbiamo sicuramente al nostro attivo tanti anni di lavoro insieme alla Proloco di Laccameno per il progetto Ischia Cultura. Mi riferisco alla dieta mediterranea e quindi alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e agricolo dell'isola di Ischia, nonché enogastronomico, e mi riferisco anche all'altro elemento di approfondimento che noi abbiamo previsto, che è quello relativo alla conoscenza delle patologie più diffuse sull'isola di Ischia. Infatti abbiamo anche in programma delle visite presso gli impianti termali, ma anche presso i centri di accoglienza di disturbi psichici che possono presentare interesse per questa comunità scolastica che lavora nel Nord Europa. Quindi anche un importante confronto con i nostri giovani verso altre realtà e altri giovani e quindi anche un approfondimento di lingua. Esatto, gli scambi avvengono per lo più in tedesco. Ma a questa lingua così difficile affianchiamo spesso anche l'inglese perché i nostri ospiti parlano inglese, quindi è un'occasione di formazione bilingue anche per i nostri studenti e per i docenti, di mettersi alla prova con delle esperienze assolutamente nuove. Questa è l'essenza dei programmi Erasmus, favorire la mobilità delle persone, soprattutto nei settori della formazione, perché crescano in competenze, in abilità e anche in apertura mentale.